Storie italiane. La principessa gioiello. C'era una volta, nel regno incantato appena oltre l'orizzonte, dove i confini del cielo e della terra si fondevano in una nebbia mistica, una principessa come nessun'altra, la principessa gioiello. Solo guardarla vi avrebbe lasciato incantati. Ma prima di scoprire chi è, torniamo indietro per conoscere meglio i suoi genitori. Nel sontuoso regno di Dazzlin, il re e la regina erano amati dai loro sudditi perché avevano dedicato la loro vita a servire il popolo con saggezza. La terra prosperava sotto il loro governo. Eppure, c'era una cosa che mancava nelle loro vite, un figlio. Ovunque guardassero, le famiglie prosperavano con risate e amore, mentre il palazzo reale rimaneva privo del rumore dei piedini. Oh, mio caro, sembra che tutti nel regno siano benedetti da figli. Eppure noi siamo qui, bloccati con consiglieri nobili. Lo so, amore mio. È come se la cicogna avesse deciso di ignorare completamente il nostro palazzo. Ma è allora. Voglio inseguire un piccolo in queste splendide sale del palazzo. Ho già parlato coi medici e maghi reali. Ho chiesto il loro parere. Dovremmo avere un erede al trono. Oh, non parliamo dei cosiddetti esperti che offrono consigli ai genitori. Si potrebbe pensare che abbiano cresciuto una dozzina di figli loro stessi. Ah, più che altro hanno portato alle labbra solo una dozzina di tazze di tè. Non mi fiderei di loro per allevare una mucca, figuriamoci un bambino. Ma sono d'accordo. Dobbiamo portare la vita in questo mondo. Sì, e speriamo che erediti la tua arguzia e il tuo fascino. Oh, non preoccuparti, mio caro. Il nostro bambino sarà una miscela perfetta di saggezza e malizia, proprio come noi. Potrei sopportare un po' di dispetti se significa che finalmente avremo il nostro atteso fagottino di gioia. E io sopporterò volentieri qualche altra sessione di tribunale, se questo significa che avremo un bambino da amare e custodire. Ed ecco che... tra la gioia di Dazzledin nacque una preziosissima principessina. Una principessa tutta rosa, piccola e dolce, perfettamente adorabile. Il regno si trasformò in un carnevale festoso. Feste, processioni e fuochi d'artificio a volontà. I prigionieri si rallegrarono per la loro libertà e i debitori ballarono per saldare i loro debiti. E alcuni si abbuffarono di gelati a non finire. Oh, e in questo regno le fate erano le benvenute, erano amiche del re. Il re Jubilant organizzò una festa maestosa, la grande cerimonia del nome. La creme della creme del regno si unì, saggi, anziani, grandi e potenti. Tutti furono invitati. Beh, quasi. La regina aveva spedito tutti gli inviti, ma nella frenesia si era dimenticata di invitare la famigerata granduchessa Malicia. Un errore da favola di proporzioni epiche. L'arcivescovo suggerì di chiamare la principessa Gemma. La mia preziosa bambina, la principessa Gemma. Proprio quando la cerimonia raggiunse l'apice, con tutti in preda a una frenetica attesa, un'entrata fragorosa rubò la scena. A proposito di entrate drammatiche. Bene, bene. Guardate che si è finalmente ricordato di me. Stavo guardando tutto questo dramma dallassù e non ho potuto resistere di renderlo ancora più divertente. Ah, ah, ah! Non c'è bisogno di spiegazioni o scuse, naturalmente. Dopotutto, ogni principessa qui è automaticamente la mia figlioccia, giusto? Lo prometto. Mi farò perdonare da te, Malicia. Parliamone. Anna, stai cercando di fare la carina? Molto gentile da parte tua. Non c'è niente da dire. Voglio solo fare un piccolo regalo a Gemma. Oh, eccola! Oh, guardatela! Non sei felice di vedermi? Ti ricorderai per sempre di me!
Sì, beh, ti siamo davvero grati per la tua presenza, cara fata. Il tuo regalo, per favore. Ho il regalo giusto per la nostra gemma, la vanità. La sua bellezza si trasformerà in qualsiasi cosa a cui sarà paragonata. E a quel punto uscì, lasciando il regno in preda alla curiosità. Proprio allora una delle fate, la più umile di tutte, si fece avanti. Io la benedico con l'altruismo e con questo farà tornare la sua bellezza a ciò che desidera. Nel regno stravagante di Dazzledin, la principessa Gemma divenne una giovane anima allegra e luminosa che diffondeva gioia nella corte, amava tutti ed era amata a sua volta. Umile quanto bella. Ma ahimè, lo specchio divenne il suo compagno prediletto e la vanità si insinuò come un'amica dispettosa. Non riusciva a resistere al proprio riflesso e all'adorazione degli altri. La sua bellezza sbocciò, ma anche la sua arroganza. Per mantenerla soddisfatta, il re assunse uno stuolo di dame che le facevano i complimenti, dando vita a un ciclo infinito di adulazioni. E se vedeva una dama altrettanto bella, la condannava ciecamente all'esilio totale. Naturalmente, il popolo si spazientì di fronte a questo dramma di corte e la popolarità della principessa, un tempo amabile, cominciò a diminuire. Pur essendo di buon cuore, diventava ogni giorno più una diva ossessionata dalla vanità. Un giorno fatidico, mentre sgranocchiava una caramella gommosa, una delle dame delle camere si scheggiò un dente, provocando un gran trambusto. Oh, che orrore! Grazie al cielo non si trattava dei preziosi denti perlati della principessa! Divertita dal complimento, la principessa decise di chiamare il dentista di corte per sicurezza. Con riluttanza, il dentista le ispezionò la bocca, ma ciò che vide lo lasciò senza parole. I denti della principessa erano vere e proprie perle. Vere perle, avete detto? Sì, le tue labbra stanno diventando di corallo. Oh cielo, corallo? Sì, e presto diventeranno tutte di corallo. Oh, che situazione regale! Denti di perle e labbra di corallo! Che regno di incanto! In un momento comico, la principessa perse i sensi e tutte le dame accorsero in suo aiuto. Il povero dentista non riuscì a gestire il caos e fuggì in preda al panico. Con il passare dei giorni, la principessa si abituò alle sue labbra di corallo e ai suoi denti di perla. Dopotutto, sembrava piuttosto adatta ai reali. E proprio quando le acque si calmarono, un incidente con la spazzola le rivelò che i suoi capelli d'oro erano davvero d'oro. Il regno tremò, ma la principessa non si scompose. Lo considerò un miglioramento. Il re e la regina si lamentarono e tremarono di paura, perché si resero conto che l'incantesimo della fata, ormai dimenticato da tempo, si stava muovendo verso una fine misteriosa. Ma aspettate, c'è di più! I suoi occhi, trasformati in profondi zaffiri blu, scintillavano e brillavano. Ma la povera principessa era ormai cieca. Non solo era completamente incapace di vedere, ma non poteva nemmeno versare una lacrima. Che incubo regale! Zaffiri per gli occhi, capelli d'oro e labbra di corallo! Un vero abbaglio a Dazzledin! Il giorno dopo, il re e la regina cercarono di convocare Malicia per rompere l'incantesimo, ma lei si rese irreperibile dopo quella notte. Nessuna pozione magica o fata fu in grado di aiutarla, nessuna quantità di monete d'oro fu d'aiuto. Ma la nostra principessa, imperterrita, si rallegrava nella sua unicità, sfoggiando la sua straordinaria persona ai grandi balli. Un vero spettacolo! Signori e signori, la principessa Gioiello! Nessun principe le si avvicinava. Ah! Ma i problemi non finirono lì. La guerra civile e il malcontento scossero il regno, cacciando la famiglia reale dal suo comodo palazzo. Infreddoliti, affamati e bagnati, indossarono abiti da contadini logori senza nemmeno un ombrello a portata di mano. Attraverso prove e lacrime, il trio regale vagò, cercando aiuto, ma senza trovarlo.
Senza soldi e stanchi, si imbatterono in una nuova terra, sollevati di non essere riconosciuti, per passare la notte. La principessa tacque, riflettendo tutto il giorno e la notte. Il suo cuore ora si rivolgeva ai suoi vecchi genitori. Desiderava davvero prendere in mano la situazione. E voilà! Stremata dalle intemperie, affamata e stanca, la principessa dimenticò la sua bellezza e abbracciò il suo intelletto. Un'idea brillante la colpì e, come una bambina spensierata, iniziò a ridere di gusto. Cosa c'è, bambina mia? Stai bene? Amore mio, perché stai ridendo istericamente in quel modo? Cos'altro può succedere ora? Oh, basta! Sto benissimo! Cosa c'è di divertente allora? Mamma, papà, so come tirarci fuori da questa miseria. Mi taglierò i capelli e li venderò in cambio di soldi, veri. Chi l'avrebbe mai detto? Abbiamo un biglietto d'oro per uscire da questo pasticcio. Ma tesoro mio, tu ami i tuoi capelli? Va tutto bene, mamma. Torneranno a risplendere. Oh, tesoro, sei così sciocca. All'inizio il re non ne fu molto convinto, ma l'ottimismo della principessa Gemma era piuttosto contagioso. Dopo che la principessa aveva insistito perché i suoi genitori le permettessero di tagliare i suoi preziosi capelli d'oro, la loro situazione di fame e disagio sarebbe presto terminata. Il giorno dopo, prima di recarsi alla zecca, la regina bussò a una casetta vicina e prese in prestito un paio di forbici. Ogni sforbiciata, un ricciolo d'oro cadeva a terra. Il re, in lacrime, legò i riccioli in un fascio. E la principessa, che ora aveva i capelli corti e ondulati, si mise un cappello che la rese proprio carina. E si recarono alla zecca. Dopo aver scambiato i suoi riccioli con sterline d'oro, mentre si allontanavano, avvenne una magica trasformazione. Aspettate, sta succedendo qualcosa. Riesco a vedere. Vedo di nuovo. I suoi occhi di zaffiro tornarono ad essere gli occhi blu di sempre e lei vide di nuovo il mondo. Poteva di nuovo sbattere le palpebre, fare di nuovo l'occhiolino e piangere di nuovo. E pianse. Lacrime di gioia. E abbracciò forte i suoi genitori. La figlia diligente, che era la principessa, si alzò e rovesciò la maledizione della vanità di Malicia con delle azioni altruistiche. Divise tutto il denaro con i genitori estasiati. La principessa tenne segretamente per sé un pezzo fortunato solo perché non riusciva a smettere di ammirare l'immagine del bel principe impressa su di esso. Con le tasche piene di monete d'oro, il trio reale trovò conforto in un'incantevole casa di campagna, immersa in un giardino pittoresco, con tanto di laghetto. Polli e anatre contribuirono alla loro felicità e assunsero persino una domestica dalle guance rose per aiutarli. E così vissero per sempre felici e contenti. Beh, quasi. Ma il destino aveva riservato un piccolo colpo di scena. Il giorno dopo, il principe sulla moneta si imbatté nella zecca e la sua curiosità ebbe la meglio. Quei riccioli d'oro scintillanti avevano suscitato il suo interesse e doveva scoprire a chi appartenessero. Così montò a cavallo alla ricerca della ragazza dei capelli d'oro. Ahimè, arrivò al cancello della casetta. Senza ulteriori indugi, entrò nel giardino. Ciao! Ehi! E alla fine il principe trovò davvero la principessa. E ora possiamo dire che vissero per sempre felici e contenti.